Intervento dei vigili del fuoco di Castellamonte, Ivrea, SAF, Croce Bianca del Canavese e Soccorso Alpino nel pomeriggio di domenica 7 aprile, poco dopo le 17.30, a Ceresole Reale. Due quarantenni, un uomo e una donna, si sono inoltrati nella neve a piedi per fare il giro del lago. Ad un tratto la neve è diventata troppo alta e loro erano stanchi, quindi sono rimasti bloccati e non riuscendo a rientrare hanno allertato i soccorsi. Recuperati illesi, sono stati riportati in un luogo sicuro.